Come inserire i livelli e il giudizio descrittivo nel nuovo documento di valutazione per la scuola primaria? Aprire il registro elettronico, cliccare sulla voce scrutini e successivamente sulla voce giudizi. Cliccare sulla classe, in questo caso io clicco sulla classe terza D dove sono coordinatrice e cliccare, qui ci è OB3, cioè gli obiettivi, la rilevazione degli apprendimenti delle classi terze. Chi ha una prima troverà OB numero 1, 1, rilevamenti apprendimenti, classi prime. Cliccare su primo periodo intermedio, che corrisponde al primo quadrimestre, esce la schermata con tutti gli elenchi degli alunni e cliccare sull'alunno. La prima disciplina che viene fuori è italiano, ma se io non insegno italiano, ma insegno ad esempio matematica, scelgo la disciplina che mi interessa. Nella prima colonna sono scritti i nuclei tematici che troviamo nelle indicazioni nazionali, in questo caso numeri. Nella seconda colonna gli obiettivi individuati dalle interclassi, che possono essere 1, 2 o anche 3. Nella terza colonna livello raggiunto. Clicco sulla freccettina e scelgo il livello avanzato, intermedio, base oppure in via di prima acquisizione. Basta cliccare. Procedo per tutti i nuclei tematici e gli obiettivi corrispondenti a quei nuclei tematici nella valutazione. Infine, c'è un rettangolino dove va scritto il giudizio descrittivo per disciplina. Basta inserire il cursore e si può procedere nella scrittura. Per facilitare il compito, si può aprire il documento Word. Alcune interclassi hanno già individuato quale giudizio descrittivo inserire in un alunno in cui, il cui livello ha raggiunto è avanzato, intermedio, base o in via di prima acquisizione. Basta evidenziarlo, copiarlo, andare sulla schermata del registro ed incollarlo. Dopodiché, se ho la necessità di cancellare qualcosa o di modificare, posso benissimo utilizzarlo, cambiare, modificare, inserire come un documento Word. Alla fine, quando ho completato il lavoro, posso procedere con l'altra disciplina, sempre per questo alunno. Ad esempio, in questo caso, musica, ritroverò ascoltare e comunicare, quindi sempre il nucleo tematico, gli obiettivi e vado a individuare il livello. Alla fine, come tutte le altre discipline, verrà riportato il giudizio descrittivo di disciplina. Come al solito, sempre salvare. Se voglio passare a un altro alunno, basta cliccare sulla freccetta e passo all'alunno successivo. Il docente che non è coordinatore troverà, in questo caso io clicco terza E dove non sono coordinatrice, troverà sempre obiettivi di terza, rilevamento apprendimento terza, cliccare sempre sul primo periodo, primo quadrimestre. Sull'alunno, cliccare sempre sul primo alunno, non troverà tutte le discipline come il coordinatore, ma bensì solo le discipline sue che insegna e quindi deve procedere alla stessa maniera, inserendo i livelli per tutti e completare il giudizio descrittivo per disciplina. Nella schermata di giudizi trovate sia rilevazione apprendimenti terze e sia rilevazione dei progressi. Cliccare su valutazione intermedia primo periodo, c'è sempre l'elenco. Cliccare sull'alunno, questo può farlo solo il coordinatore, e inserire
la frequenza, la situazione di partenza, quello che si ritiene opportuno per un giudizio globale di primo quadrimestre. Scegliere l'aggettivo assiduo regolare, ad esempio, l'alunno frequente in modo assiduo è in possesso di un buon bagaglio culturale, man mano che si sceglie, il giudizio viene formato, si scrive sotto. Io posso editarlo anche, cioè nel senso che posso modificarlo o inserire altre parole, cliccando, inserendo anzi la spunta su modifica manuale in modo tale da attivare il cursore e quindi da procedere. Posso cancellare oppure inserire altre parole che ritengo più opportune. Dopo aver completato il giudizio globale, cliccare su Salva e procedere sempre tramite le freccettine all'alunno successivo.